il Dio del Signore nostro Gesù Cristo illumini i vostri cuori per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Le parole dell'Apostolo Paolo, che abbiamo ascoltato nella seconda pagina, ci aiutano a riscoprire una fondamentale distinzione, quella tra la speranza e l'aspettativa. Noi, soprattutto all'inizio di un nuovo anno, viviamo in un mondo di aspettative che spesso si rovesciano in delusioni, come l'anno appena trascorso. Doveva essere un anno bellissimo, ricordate? E poi abbiamo visto come questo anno bellissimo, che era l'oggetto dell'aspettativa di molti, è andato a finire. La speranza è un'altra cosa rispetto all'aspettativa, perché la speranza non è aspettare a braccia conserte che caschi dall'albero il figo, ma è piuttosto tendere verso una meta, sbilanciarsi, protendersi, proiettarsi al di là della situazione. D'altra parte, e lo dico pensando ai giovani del meeting che sono con noi connessi, già Bob Dylan diceva: essere giovani vuol dire tenere aperto l'oblò della speranza anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. Perché la speranza nasce proprio sull'orlo della disperazione. Ed è per questo che all'inizio di un nuovo anno, più che farci sopraffare dalla sfiducia, dalla diffidenza, dalla paura, che sono tutti sentimenti che servono in qualche modo a tenerci, questi sì, sotto tutela, noi dovremmo lasciarci ispirare dalla speranza. E il prologo dell'Evangelista Giovanni, questa celebre pagina che abbiamo ascoltato ora poco fa, ci offre tre indicazioni per capire e rintracciare nel mondo la speranza. In principio era il Verbo. Sembrano parole altisonanti che vengono molto lontano da noi, ma ci assicurano che la speranza è innanzitutto una promessa. Quale? Dire che in principio era il Verbo significa dire che all'inizio, prima di noi, non c'è stato il caos o la sfortuna, come spesso oggi molti di noi ritengono, di essere più o meno fortunati. No, all'inizio non c'è il caso o la sfortuna, ma c'è il Verbo, cioè c'è la parola, dunque c'è un senso, c'è una ragione, come del resto lascia intendere la prima pagina che abbiamo ascoltato, dove il logos, che è una parola greca che significa appunto il Verbo, la parola, è l'altro nome della sapienza con cui Dio ha creato il mondo, manifestando in questa creazione tutto il suo amore perché quel che Lui ha creato andasse a finire a buon fine. Purtroppo la stessa tradizione cristiana temo che qualche volta abbia legato l'incarnazione più al peccato che non alla creazione, facendo intendere che sembrava più forte Adamo che non Dio, ma noi dobbiamo tornare invece a questa persuasione che in principio era il Verbo e che dunque all'inizio di tutto c'è il senso, non c'è il caso. Questa è la speranza, la promessa che non andrà a finire tutto bene, ma che andrà a finire nonostante tutto verso un senso, che
che solo Dio garantisce. E poi abbiamo ascoltato queste altre parole che fanno emozionare: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questo è il vertice del cristianesimo e confesso è anche la sua originalità. Confesso candidamente che io non crederei in Dio se non ci fosse Gesù Cristo, perché lo abbiamo ascoltato. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito ce lo ha rivelato. Io credo in Dio unicamente perché c'è Gesù di Nazareth, perché la sua parola è una parola che illumina, una parola che riscalda, una parola che incanta. Per questo credo, perché Gesù Cristo, per quello che dice e per quello che ha fatto, mi persuade che effettivamente è questa la strada della speranza, che è allora una virtù, cioè una forza, che non nasce dall'ottimismo della volontà, perché ce lo raccontiamo, ma nasce unicamente dal fatto che Gesù Cristo ci garantisce il buon esito della nostra vita. E le ultime parole che abbiamo ascoltato sono state queste: la luce splende nelle tenebre, ma i suoi non l'hanno accolta. Il realismo della speranza, che non è mai un ottimismo a buon mercato, ci porta a constatare che, ahimè, la luce, cioè la speranza, può essere contraddetta dall'uomo. Nonostante il senso, nonostante la parola che si è fatta carne e si è resa visibile, resta il mistero dell'uomo che preferisce alla luce le tenebre, al bene il male, alla vita la morte. Questo è il vero mistero, quello dell'uomo che può chiudersi alla luce e tuttavia, anche di fronte all'ostinazione umana, Dio non può essere bloccato. E questa è la speranza, che non è solo una promessa, non è solo una virtù, ma è anche una costruzione lenta che coincide con il nostro cambiamento, perché siamo ormai tutti abbastanza svezzati per comprendere che se non cambiamo noi, non cambia niente intorno a noi e che se non siamo noi nuovi, niente ci sarà di nuovo.